Il simbolo dell'identità nazionale nella lista del patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO con una tecnica tradizionale denominata squarza. L'UNESCO si pone lo scopo di salvaguardare questi capolavori attraverso la lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO per evitarne la scomparsa. Lo stupefacente insieme di linguaggi, rituali, consuetudini sociali, pratiche relative alle conoscenze legate all'artigianato che nei millenni si sono tramandati di generazione in generazione, raccontano le sfumature e le distinzioni racchiuse nell'evoluzione dell'umanità. Una di queste tecniche tradizionali di realizzazione dei tappeti presenti sul territorio moldavo e anche romeno, denominata squarza, è stata iscritta il 1 dicembre 2016 in questo prestigioso elenco. Si spera che con il riconoscimento UNESCO il tappeto sarà sicuramente un'attrazione per i turisti, per l'immagine paese e per il futuro delle nuove generazioni. Nel folklore moldavo, il tappeto era simbolo dell'abilità femminile, tenuto con cura, trasmesso per eredità, realizzato con talento e gusto artistico per essere conservato in casa come marchio di ricchezza e prestigio della famiglia, adoperato per decorare le pareti interne delle case, ma anche durante certe cerimonie, come quelle funebri o come parte della dote della sposa. La creazione artigianale moldava più nota al grande pubblico resta sicuramente il tappeto, entrato nella lista del patrimonio culturale e materiale dell'umanità dell'UNESCO. La creazione artigianale moldava più nota al grande pubblico resta sicuramente il tappeto. L'arte del tappeto moldavo appartiene agli ultimi ceppi della già scarsa e disomogenea produzione europea. I processi tecnici e gli ornamenti recano l'impronta di diversi gruppi etnici anche nella terminologia e nella tipologia, da quello tracio al latino luna cunepo a quello turco kilim cerga makat. I tappeti moldavi sono riconoscibili grazie ai colori vivaci e ai disegni con piccoli motivi geometrici, semplici ed eleganti e con particolarissimi motivi a rosa che li caratterizzano.
La produzione più antica finora risale alla fine del XIV secolo e contiene riferimenti dell'esistenza di laboratori di filatura e tessitura appartenenti a nobili e contadini ricchi. Sono delineate anche alcune caratteristiche in riferimento alle diverse aree storico-etnografiche, come l'uso di diversi strumenti, nord e centro con telaio verticale, sud con orizzontale e vari processi tecnici che riflettono l'aspetto dei tappeti, le dimensioni, le composizioni ornamentali. Nella seconda metà del XIX secolo, l'ordito di lana cominciò a essere sostituito con quello della canapa o del cotone. In genere, la materia prima utilizzata per il tappeto moldavo era di origine locale, ottenuta nella propria casa. La lavorazione della lana, della canapa e del lino, come la filatura e la tintura dei filati, veniva eseguita in un ambiente domestico. Uno dei processi più complessi legati al tappeto era considerato la colorazione della lana. A tale scopo venivano utilizzati coloranti naturali preparati secondo alcune ricette, ottenuti facendo bollire le foglie, i fiori, la corteccia e le radici di alcune piante, così come alcuni minerali. La lana veniva lasciata in soluzione fino alla tonalità desiderata, a volte lo stesso colore era ottenuto da piante diverse e talvolta dalla stessa pianta si ottenevano alcune sfumature dello stesso colore. I manufatti così ottenuti sono contraddistinti dalla varietà e vivacità dei colori e dalla presenza di motivi geometrici, vegetali, figurali, animali e persone e di motivi simbolici come l'albero della vita. Le tradizioni e l'esistenza dei processi locali hanno contribuito alla creazione di una combinazione armoniosa di colori pastello che rimane il segno distintivo del tappeto moldavo. La fabbricazione dei tappeti costituiva parte della vita quotidiana nei villaggi rurali moldavi. Durante il lungo inverno, intagliare il legno, produrre ceramiche, tessere tappeti di lana era un modo alternativo per produrre reddito. Il tappeto riflette un'infinità di concetti estetici, di bellezza e di armonia. Nel corso dei secoli, vari motivi ornamentali, composizioni e linee cromatiche sono stati selezionati e stilizzati per dare un aspetto gradevole al tappeto. La tradizionale tessitura dei tappeti di tipo Kilim o Bassarabia risale molto probabilmente alla tarda epoca della dominazione ottomana tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo. Il kilim è una variante di tappeto in lana o cotone, senza pelo in superficie, tessuto come un arazzo da parete con la presenza delle più varie figure che vanno dai fiori agli uccelli, da una ragazza che danza i rituali di nozze, dagli oggetti di vita quotidiana fino agli attrezzi per il lavoro dei campi.
Molto importante è anche l'ornamentazione geometrica, composta principalmente da figure quali il diamante, il quadrato, il triangolo, la rosetta, le linee frastagliate, la linea diritta e il punteggiato. La particolarità di questo tessuto si esprime attraverso il perfetto equilibrio fra la genuinità e spontaneità dell'arte popolare e la raffinatezza degli stilemi di corte raffigurati. Il Tilim Bassarabia è utilizzato non solo come tappeto da pavimento, ma viene anche usato per adornare pareti, sale da pranzo, tavolini e i mobili della casa. Questi singolari tessuti piani sono attualmente fra i tappeti decorativi più ricercati. Oltre alla tradizionale tessitura artigianale domestica, acquistabile nei mercatini di Chisinau, questi arazzi vengono anche prodotti industrialmente da un'importante fabbrica della città di Ungheni sul confine con la Romania ed inoltre nella zona della Moldova meridionale della Gagauzia.